C'è Steven che è carico, Lele che ride, Franci tu sei carico? Sì, assolutamente, non ho dormito. Da sottolineare che Franci ha offerto la colazione. Grazie Franci, incredibile, un applauso generale, parte da apoteosi, 92 minuti di applauso. Spazzolate nel verso del pelo, potete fare dal sedere fino alla testa. Prima da una parte, poi dall'altra. Il giro largo. Lo so nonno che non ci conosciamo già tutto col culo, però. Ti gatti? L'ho cercato di mettere, ma non mi sta. E cosa vuol dire quello col fecchetto? Guarda, c'è questo qua col fecchetto. Ma come mai? Dove deve essere? È qui. Vai. Mano sinistra qua. Ok. Mano destra qui. Per fermare tiri indietro. Per avanzare tiri avanti. A destra. A sinistra. Ok. Il sinistro questo qua. Ho capito, ma sono basta. Guardiamo Chiara cosa fa. Vai Chiara. Guarda lì che roba. Tieni con due mani. Quando il cavallo cammina stai in questa posizione. Stai passeggiando, le mani qua. Ok. Oggi qua, oggi polsi. Per frenare tiri indietro passando sopra il pomello. Ok. In avanti, destra o sinistra. Ok. Per partire col piede del pallone. Ok. Se poi quando andiamo in passeggiata, lasciamolo un pochettino. I cavalli abbassano la testa per mangiare o per semplicemente allungarsi le redini. Sì. Alla fine vi ritrovate a tenere il cavallo così. Capite bene che così non avete controllo. Allora le prendo con una mano e me ne accorcio finché non ritorna alla posizione. Ok, dirigere te. Oh, e adesso giriamo a sinistra. Rimaniamo sempre nello stesso ordine. Sì. Il cavallo più strano. Papà? Tata, dai, forza. Ehi, amorro. Cristo. Buongiorno. Ciao. Ah, ma che è venuto con noi il cane! Dopo vi faremo vedere un pochettino meglio questo cane che è dolcissimo. Ostia! Perché mangi sempre? Ostia! Tesoro! Ostia! Lo tengo! Credevi che te l'avessi fatto andare addosso, invece... Mi raccomando, guarda anche dove... Porca puttana, dove vai? Giù che fare enduro, cioè enduro è più facile. Passa dove credi sia meglio, non so. Lo so, ti è capitato il più ciccione dei tre. Cerca di resistere. Occhio alla pietra, non so se l'hai vista. Ok, gira un po' di là. Oh, bravissima. E vuoi farmi male? Come fai a non farti male ai piedi? No. Ah. Voglio prendere le fisse. Cioè, guardate la professionalità, guido con una mano. Com'è che si chiama? Peggy, non si vedrà molto con questa cosa. Ma dai.
Aspetta. Quello è il problema. La lascio fare? Sì, dai, l'acqua non si nega a nessuno. Ma come sciuscia? Ma se lo porta dietro dal ranch quella pietrina lì, eh? No, no, è già cambiato. Ah, ok. Allora, tentiamo questa salita. Vai. Ora, tu vorrai tornare a casa, invece noi giriamo a destra e saliamo su di... Oh, no, ancora! Ma basta! Aspetta, che mi sono incasinato. Vai, vai, basta! Vai, Mirka! Ah. Sai che mi sono dimenticato il tuo nome? Daniele, grazie Dani. Ecco, questo è già un lato positivo rispetto alle moto da cross, perché le moto da cross, quando entri nel fango, esci completamente infangato. Brava Mirka. Vai, grande, guarda come ranca, bravissima. Porca puttana. Andiamo. No, c'è bisogno di correre. Passaggi difficili, ne abbiamo, su quei comandi. Olla, passati. Cacca, sì. 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 Ostia, ostia. Oh. Porca puttana. Ma poi dobbiamo farla anche in salita? Cioè, fa tenere. Sto cagando sotto. Sto veramente cagando sotto. Oh, che passaggio incredibile. Piccoli. Guarda, ti conviene uscire un po' larga, butta dentro, gas a martello e via. Quanti cavalli ha? Accoppiata animale uomo che sfugge alla morte. Ancora? Sì, sì, mi sto prendendo questo pezzo, che bello. Asini. Ciao piccoli, belli che siete, guarda lì, che ignoranza. Belli. Those racing. È vero. Ciao piccolo, ti fai una passeggiata? Anche noi. No, no, no. Sesso dopo. Il lama!
dategli una pozione così diventa l'imperatore. Ragazzi, questo video è una bomba. Aspetta, che qua è meglio concentrarsi. Che mi sto letteralmente caccando sotto qua sopra. Diamo un patata che c'è il lama che ci punta. Non so se vuole te o se vuole me, è comunque pronto ad andare via. Oh, vedi? Ma perché hanno sentito che c'è un loro parente qua. Quindi Dani ci sta spiegando che loro tengono gli animali così in libertà come avete appena visto, e quando vengono a vedere che ci seguono, in pratica controllano se l'animale che sta passando per il loro territorio è dominante o remissivo. E ci diceva che se è dominante lo ammazzano di botte, se è remissivo lo picchiano e basta. Comunque sia, la violenza nel mondo animale, cioè. E a me mi si è appena impigliata una staffa nel ramo. Adesso tentiamo di scendere con un po' di eleganza. Ah, che meraviglia. Ok. Ok, il petrozzo Milka. Ah, vi presento Milka, che è il mio cavallo. Cosa lo rifacciamo? Al mio compleanno mi regalate 8 giri. Guarda come cammina. Questo è il risultato di un'ora e mezza di cavallo. Sammy V. Come si chiama, piccolino? Julie. Che brutto, che carino. Questo è l'uomo che ci ha portato oggi in giro con i cavalli, ci ha portato nei posti altissimi che non ci credevo neanch'io. E stava preparando questo pony qui. Per chi è? Per mia figlia, Vittoria. Quanti anni ha? Ha 6 anni, anche lei è appassionata di cavalli. Che bello. Ama i pony. Quindi è un'azienda di famiglia ormai da anni? Sì, da parecchi anni. Che figata. E qual è la vostra, cioè com'è nato il discorso di fare questa escursione? Tra l'altro molto chips, perché con 35 euro a testa ci hai portato in un angolo di paradiso. Ci sono posti molto belli da visitare, poi la nostra azienda è molto grande. Guarda che roba, questa è solo una stalla, ce l'hanno tutti quegli ettari di montagna. Per dire, niente. Vabbè. Quindi sì, sono passeggiate piacevoli da fare, e luoghi bellissimi da visitare, da ammirare. Cavolo, questo l'abbiamo fatto vedere. Cioè. E poi abbiamo un sacco di animali, lama, cavalli, pony, come hai iniziato? Asini. Io ho iniziato qua, in famiglia. Quindi è sempre stata l'attività di famiglia, sì, che bello. Sì, sì, sì. E quindi ti ha messo su un cavallo e tu hai detto basta, voglio fare il cavaliere. Così. E via. E dimmi una cosa, come cavolo ti è saltato in mente di fare quelle discese con quei cavalli? Oh, beh, dai. Ce n'è di pazzesco, io ti giuro. Quando oggi abbiamo fatto il giro più facile. Pensa te, quando ero lì che ti vedevo scendere in questi posti, ho detto no, non ci passo, figurati. Infatti sì, avevo una strizza. Ma questi qua sono tutti cavalli bravi, preparati, tranquilli. Tutti preparati da te, dai. Tutti, anche qualcuno. E quindi sono adatti per tutti, principianti, non chi vuole provare la prima volta, chi è già andato. Ci sono cavalli e giri per tutte. Per tutte le persone. E bisogna dire, mi raccomando, l'età. Non fate come me che ho fatto tranquillizzare troppo Milka, perché poi la vedo bene, perché quando mi hai detto la vedo tranquilla ero felice, poi mi hai detto invece, mi hai fatto fare il cazzo che volevo. No. Ormai Milka sa già cosa deve fare. Sì, Milka è veramente un cavallo preparato. Subito pensavo fosse un po' nervoso, poi invece no, sono tutti cavalli tranquilli, pacifici. Quindi dai, complimenti, grazie mille per questa grazie esperienza, a te. Spero ci vediamo il prima possibile, perché sicuramente torneremo. Quindi, ti aspetto. Ci aspetta qui la via. Che non qua so. È località Lovaira. Località Lovaira. C'è il maneggio, ci sono i cavalli, c'è la fattoria didattica per i bambini. Ah, guarda quante robe ci sono. E mi raccomando, c'è un cartello gigante con la freccia a destra. Non vuol dire andate avanti, ma girate a destra, perché noi siamo andati avanti. Però poi cercate su Facebook o su internet e trovate il mio numero di telefono. Agriturismo Rio Lovaira, centro equestre Valnervi. Fantastico. Un saluto agli Asino Corse. Un saluto a chi? Agli Asino Corse che ci seguono. La nostra pagina si chiama Asino Corse. Perfetto, quindi allora guarderò la pagina e mi seguirò. Grazie a tutti di averci seguito, ragazzi, al prossimo video. Un saluto video. A tutti, ciao.